con l'importante rilascio a maggio 2020 della versione 10.5 sono state introdotte tante novità in Logic, tra cui i Live Loops. Come già suggerito dal nome, è uno strumento concepito per il Live Set, che aggiunge una nuova logica al flusso di lavoro, simile a quella del concorrente Ableton Live. Live Loops rende facile suonare, arrangiare e registrare in tempo reale, grazie a una griglia di celle che possono contenere fraseggi musicali o loop, indipendenti tra loro ma sempre in sincro con il ritmo e il tempo del progetto. Ma andiamo subito a metterci le mani dentro. Per creare un nuovo progetto vuoto direttamente in modalità Live Loops, dal Project Chooser clicca su New Project e sull'icona del progetto Live Loops. Ma per capire meglio di cosa stiamo parlando, possiamo partire dalle Start Grids, che oltre ad essere delle demo sono anche dei buoni esempi di griglie pronte sulle quali fare i primi esperimenti. Apriamone una. Ecco qua una bella griglia. Puoi vedere le tracce così come le conosci già. Ogni traccia può avere una patch della library o anche no, la channel strip con tutte le sue cosine, i software instrument, i plugin, gli effetti, le mandate. Ma la differenza con la tracks area è che il project, anziché svilupparsi orizzontalmente nel tempo, procede in parallelo e in loop su tutte le celle della griglia. Ogni loop ha un suo play e stop. In alto a destra c'è la quantizzazione globale del play e dello stop, ma possiamo definirla anche poi per ogni singola colonna o per ogni singolo loop. Questo serve per impostare quando si innescherà il play o lo stop in coda. Quindi se è impostato su un bar, quando clicco play o stop su un loop, l'azione partirà all'inizio della successiva misura in esecuzione, indicata anche dall'animazione qui accanto. Tutto il progetto, come al solito, si manda in play e si ferma attraverso il consueto strumento di play con la barra spazio. In basso c'è il play per tutta la colonna. Dalla colonna a destra puoi stoppare una singola traccia e dall'angolo in basso puoi stoppare tutte le sequenze. Ovviamente i vari loop si fermano a conclusione della battuta come definita dalla quantizzazione. I loop nelle celle possono essere spostati e anche duplicati trascinandoli col tasto opzione e cancellati ovviamente anche col tasto del. La griglia è configurabile, puoi aggiungere colonne trascinando il margine destro dell'area popolata. Ma lo fa anche da sola se andiamo a riempire le celle nel lato scuro della forza. Puoi anche aggiungere nuove tracce esattamente come nella tracks area, quindi possiamo aggiungere una traccia nuova, vuota, o
possiamo anche duplicare una traccia già esistente. Annullo. Puoi creare nuovi loop registrandoli direttamente, importare dei file audio esterni o usare anche gli Apple Loops. Proviamo per esempio con gli Apple Loops facendo anche un po' di editing live. Sempre in tempo reale puoi anche giocare con gli effetti in output. Ad esempio qui abbiamo il Remix FX che possiamo aprire direttamente aprendo il plugin, ma ce l'abbiamo anche negli smart control. Ecco. Live Loops è ben integrata anche con la Tracks Area. Dal menu dell'area di lavoro ci sono due pulsanti con cui puoi mostrare e nascondere le tracce della Tracks Area e la griglia dei Live Loops. L'ingombro di ciascun'area puoi regolarlo manualmente trascinando con il mouse a destra o a sinistra la linea di separazione centrale. Nella griglia puoi aggiungere anche regioni trascinandole dalla Tracks Area. Per fare rapidamente un esempio, ho preparato un paio di piccole sequenze MIDI e audio che vado a inserire nella Tracks Area. Non importo le informazioni sul tempo. Idem. Qui nella colonna centrale ci sono delle freccette che servono per impostare quale lato di quest'area andrà in play, per cui possiamo notare per esempio i loop che hanno la freccetta che indica verso sinistra, mentre queste due tracce appena aggiunte hanno la freccetta che indica verso il lato destro. Per cui adesso stoppo tutti i loop, posiziono all'inizio la playhead e sentiamo prima queste regioni che ho importato.
Ecco, ora rimando in play i loop e gioco un po' con queste regioni inserendole come nuovi loop. Vabbè, una stupidaggine, tanto per fare un po' di prove. Vediamo ora, se vuoi registrare l'intera performance live, magari per pubblicarla su una piattaforma di streaming, puoi registrare dalla Trex Area il tuo live in tempo reale. Ti faccio vedere come fare. Allora, ripuliamo qui la Trex Area. Ok, abilitiamo performance recording, poi avvio il record e comincio a suonare. Finita la registrazione, possiamo chiudere la griglia e continuare a lavorare solo nella Trex Area, girando però le freccette tutte a destra, ma possiamo usare questa in testa alla colonna che le gira tutte. Eccoci qua. Qui puoi fare tutto l'editing del caso. Siamo nella normale Trex Area, quindi possiamo editare il MIDI, l'output, i plugin, tutto quanto, finalizzare il progetto per poi esportarlo. A questo punto non mi resta che dirti buon divertimento, dagli è tutta.